La mostra presenta 90 capolavori, dipinti, sculture, fotografie e installazioni, opera di 48 artisti protagonisti della scena artistica internazionale degli ultimi decenni. Le opere provengono da collezioni private modenesi e non. Diversi stili, movimenti, tecniche artistiche si susseguono nel percorso di mostra a testimonianza di come la critica e il mercato cerchino costantemente di etichettare l'arte. Nella mostra sono infatti presenti concettualismo, appropriation art, neopop, super kitsch, arte povera, transavanguardia, neoespressionismo, astrattismo e varie modalità di realismo. Richard Milazzo, curatore della mostra, spiega così la sua visione critica da cui discende anche il titolo che ha voluto darle. L'arte si è trasformata in uno spettacolo non solo per le case d'asta, le fiere d'arte, le gallerie commerciali, i musei, i collezionisti, ma anche per i critici, i curatori e i media, e in larga parte per gli artisti stessi. L'arte, di conseguenza, in questo spettacolo è diventata un manichino. Una mostra, quindi, che non solo propone il panorama complesso dell'arte contemporanea, ma che interroga la natura stessa dell'arte, le sue elaborazioni critiche, il suo mercato. Il curatore ci accompagna nella visita proponendo alcune chiavi di lettura e suggestioni interpretative. All'inizio della mostra troviamo le opere di Richard Prince, Robert Longo, Cindy Sherman, Wolfgang Tillmans e Luigi Ontani, collocate qui dal curatore per sottolineare che l'arte contemporanea è stata influenzata e ha subito trasformazioni a causa dell'impatto della fotografia. Molte opere presenti in questa mostra sono opere di fotografia o basate sulla fotografia. Quelle di Cindy Sherman, Wolfgang Tillmans e Luigi Ontani sono effettivamente immagini fotografiche, mentre la cosiddetta pittura di Richard Prince è fondamentalmente un'immagine serigrafica che Richard ha elaborato al punto di farla sembrare un dipinto. Nei primi anni Ottanta, Robert Longo ha utilizzato una fotografia di una sua collaboratrice, Gretchen Bender, come base per creare l'opera, che conserva una natura fotografica per il suo carattere in bianco e nero. Non ci troviamo quindi di fronte a due fotografie vere e proprie, ma a due opere che si basano sulla fotografia. Nella nostra cultura, veicolata dai media, le immagini sono spesso manipolate, modificate, o si esprimono in forme che a volte non possiamo verificare. Ma l'artista è in grado di controllare quel tipo di manipolazione o rielaborazione dell'immagine. Per questo abbiamo questi esempi di arte nella mostra. Don Quixote in his study after William Lake Price di Vic Muniz, artista brasiliano, e Dubai World First di Gursky, artista tedesco. Entrambi lavorano con la rielaborazione dell'immagine fotografica. Nel caso di Vic Muniz si tratta di uno strano uso della fotografia, perché prende materiali come questi giocattoli e ricrea un'immagine di Don Quixote. Vic ha ricreato quella fotografia usando la tecnica scultorea. Perché lo fa? Per fornirci un'immagine in cui si può constatare inequivocabilmente che c'è stata una manipolazione da parte dell'artista. Sta cercando di renderci consapevoli del modo in cui le immagini possono essere manipolate dai media e lo fa nel modo più giocoso possibile. Gursky fornisce l'immagine di un luogo, Dubai, che è strana perché è un'immagine reale manipolata digitalmente per enfatizzarne l'oggettività. Si tratta di isole create artificialmente e destinate a coloro che possono permettersi di comprarle e utilizzarle come ritiri. Gursky ha aumentato le dimensioni dell'immagine al punto da fornirci una forma monumentale di questa fotografia, che ci fa rendere conto pienamente della portata surreale o irreale di questo luogo, e ciò è stato realizzato con grande maestria. Gli artisti usano la fotografia pur non essendo fotografi, e i fotografi sono artisti che utilizzano la fotografia per fare arte. Per questo ho posto l'accento sull'importanza del ruolo della fotografia oggi nella creazione di opere d'arte. Proseguendo, troviamo il lavoro di Félix González Torres, un artista cubano-americano morto di AIDS come il suo compagno. In quest'opera si intrecciano arte e vita. Nonostante la semplicità dei materiali utilizzati, due lampadine e un filo, l'artista affronta tematiche profonde quali l'amore, la morte, la vanità della vita e la fugacità del tempo.
We're in front of the work of Felix Gonzalez. Due lampadine o luci, infatti, indicano per Felix una forma simbolica di rapporto amoroso, di intimità fra due uomini che si baciano, oppure potrebbero semplicemente rappresentare due persone. La sua idea è comunque comunicare nel modo meno pomposo possibile questa sensazione di intimità umana. Inoltre, vediamo interpretata l'idea della mortalità. La lampada accesa rappresenta la vita, mentre l'assenza di luce sta a enunciare il momento in cui la vita è giunta al termine. Proseguendo, troviamo un'area molto importante della mostra che propone le tensioni della guerra, del genocidio e dei conflitti razziali. Raumschiff di Anselm Kiefer, The Jews di William Anastasi, Black Soap di Basquiat e Birthmark di Shirin Neshat. Ho posto le opere in questo modo, con Kiefer al centro e le altre opere al lato, perché volevo che i lavori esprimessero il loro significato, ma al contempo volevo fornire un messaggio che andasse oltre quello espresso dagli artisti stessi, che si manifestasse nel modo di esporli. L'opera di Kiefer esprime la coscienza dell'Europa, o almeno della Germania, rispetto a quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. È un chiaro riferimento alla guerra, ai numeri usati per l'identificazione dei prigionieri e un richiamo subliminale ai numeri tatuati sulle braccia degli ebrei, inviati ai campi di sterminio. Ho voluto giustapporlo a questo piccolo lavoro di Anastasi, The Jews, per dimostrare che si può evocare questa condizione storica in modo diverso, seppur molto modesto e umile. Già da sole le parole «gli ebrei» hanno sufficiente potenza evocativa. In questo modo, imprevedibilmente, è dimostrato che la stessa cosa si può esprimere con un'opera gigante o con un piccolo quadro come The Jews. Il semplice quadro di Basquiat, Black Soap, indica che non erano solo gli europei ad avere profondi problemi sociali, ma lo stesso è avvenuto per gli americani nella contrapposizione tra bianchi e neri. Penso che con l'utilizzo di una semplice formula linguistica, quale il sapone nero, per qualcosa che normalmente noi tutti immaginiamo come bianco, lui suggerisca o si riferisca alla segregazione razziale tra bianchi e neri. L'opera di Shirin Neshat, all'altra estremità, vuole stabilire un collegamento con la condizione delle donne nel mondo arabo, ma anche con la relazione tra arabi ed ebrei nel mondo di oggi. La mano, davanti alla bocca, esprime l'ambivalenza dell'espressione. In questo modo ho cercato di stabilire una fervida relazione tra queste opere d'arte. Di fronte abbiamo un lavoro di Robert Longo, Treblinka, e due opere di William Anastasi, Ich bin Jude e Black and Blue. In the case of Robert Longo, Robert Longo ha realizzato questo lavoro sulla base di una fotografia che rappresenta lo sguardo da un finestrino di un treno diretto a Treblinka. Utilizzando la fotografia, ha cercato di dare l'impressione di come sarebbe stato trovarsi su quel treno, diretto verso un campo di sterminio. Ci fornisce solo un'impressione, attraverso il movimento del treno, con un effetto geniale e commovente. Sulla destra della foto è presente un quadrato nero che credo possa rappresentare la morte e l'idea di che cosa sia accaduto a Treblinka durante la Seconda Guerra Mondiale. The idea that what happened during the Second World War was not, we could not express with words. Ich bin Jude, ovvero io sono un ebreo, scritto con una luce al neon di William Anastasi, vuole significare che siamo tutti ebrei. L'artista richiama gli avvenimenti storici riferendosi al fatto che nessuno si sia fatto avanti per aiutare gli ebrei, al punto da sembrare che tutto venisse occultato fino alla fine, fino al punto in cui si rivelò essere troppo tardi per porvi rimedio. La luce al neon rappresenta il desiderio di Anastasi di esprimere alla luce del sole il concetto «siamo tutti ebrei e quello che è successo a loro è accaduto anche a noi». E può accadere di nuovo, sia che ci riferiamo ai palestinesi o agli ebrei o a qualsiasi altra comunità oppressa del mondo. Nell'altro lavoro si può distinguere la parola Jude, evocativa di quel termine che veniva scritto sui muri. Ma non è solo la parola Jude a essere così evocativa.
lo sono anche l'uso del nero e del blu per scrivere questo testo dell'inconscio, questa specie di scrittura automatica presente nell'opera. È interessante l'uso dei colori. L'artista chiama il dipinto black and blue. Quando si riceve un pugno su un braccio, ne consegue spesso un segno nero, una lacerazione di qualche tipo. E in inglese indichiamo con l'espressione black and blue la condizione conseguente al fatto di farsi male. Mi sembra che con l'utilizzo del blu, William Anastasi si riferisca ai numeri identificativi tatuati sul braccio degli ebrei durante la loro segregazione nei campi di sterminio. È interessante come questo si ricolleghi in un certo modo ai numeri dell'opera di Kiefer di cui ho parlato in precedenza. Nan Goldin è una fotografa americana che racconta coi suoi lavori attimi di vita personali e intimi. In mostra sono presenti due sue fotografie. Penso che Nan, quando ha scattato queste foto, si sia concentrata su una parte della vita che potrebbe sembrare marginale, la parte più tetra della vita e dell'esistenza di tutti, che si tratti di qualcuno in mezzo alla strada o che fa uso di droghe o di qualcuno che è semplicemente in un momento di esame di coscienza. In questa foto, lei si guarda allo specchio e ci ricorda che tutti abbiamo questi momenti introspettivi, dati da una certa cupezza interiore che ci obbliga a guardarci dentro. Parliamo di un tipo di oscurità che non è esclusiva di una vita vissuta ai margini, ma che riguarda invece tantissima gente nel mondo. Accanto all'opera di Nan Goldin troviamo il torso femminile di Kiki Smith. La scultura a per torso è composta da diversi tipi di materiali: carta pesta con grafite, carta nepalese, carta marmorizzata, tessuto di mussola, carta di giornale e legno, che lasciano trasparire la riflessione sulla relazione interno-esterno del corpo. L'opera fa riferimento alla scultura classica, con questa patina verde, la patina del bronzo, ma è fatta di carta. L'artista ha disegnato sulla carta alcuni degli organi interni del corpo umano per esternalizzare ciò a cui di solito non pensiamo più di tanto, ovvero la parte interna del corpo umano. Lasciando la carta abbastanza ruvida e irregolare, ci dà il senso della possibilità di malattia, o comunque di una visione meno schematica del corpo umano. Il curatore ci conduce di fronte all'opera di Jean-Michel Basquiat, New York, New York, realizzata nel 1981 e nello stesso anno esposta in Italia, a Modena, nella prima personale dell'artista alla Galleria Mazzoli. L'opera ci dà la sensazione di ciò che New York era negli anni 70 e all'inizio degli anni 80. Vediamo l'uso del bianco e nero e un'immagine apparentemente arrabbiata realizzata in grigio, una testa grigia. Per me il quadro non esprime tanto rabbia quanto una sintesi, una soluzione all'opposizione tra bianco e nero, che è esteticamente il grigio. Penso che sia un riferimento al possibile, al potenziale di tutti noi di unirci tra bianchi e neri, tra le diverse culture e le varie razze. Di fronte troviamo il dipinto senza titolo di Mimmo Paladino. Un'opera che con le sue forme accennate e i colori che le definiscono riprende parti di figure, una testa, una mano, ed è un quadro pieno di desiderio, vivace, con colori evocativi. L'immagine vuole diventare qualcosa, ma rimane nello stato del divenire, senza diventare veramente, quindi è in costante stato di permanenza. L'opera di Paladino ci conduce all'esterno della mostra, dove è collocato, accanto alla ciminiera della ex manifattura tabacchi, il cavallo di Modena, realizzato dall'artista appositamente per questa mostra. L'imponente scultura in bronzo, dialogando col contesto dell'ex manifattura tabacchi, evoca i metafisici scenari delle piazze dechirichiane e ha nei suoi fianchi due nicchie. Una contiene la trivela, simbolo di Modena e della sua laboriosità, e l'altra una testa umana reclinata a simboleggiare il pensiero umano. Un testamento al fatto che siamo tutte culture in attesa di rinascere come una, ci suggerisce in chiusura il curatore Richard Milazzo.